Immagina i dettagli della tua casa ideale. Colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parquet e boiserie. Porte Garofoli, la scelta per la tua casa. Il Castelfidardo torna davanti al pubblico amico del Mancini. Domenica 5 marzo alle ore 15 gli uomini di mister Marco Giuliodori ricevono la visita della nobile decaduta maceratese, un match diretto dal signor Matteo Pigliacampo di Pesaro che vale doppio per i fidardensi, visto che i biancorossi, partiti con ben altre ambizioni di classifica, si ritrovano invischiati nella lotta per non retrocedere. I fisarmonicisti devono invertire il trend delle ultime giornate, due sconfitte consecutive che hanno lasciato i biancoverdi nella bagarre salvezza. Una sfida non facile contro una squadra che può contare su un organico di valore, imbattuta da 7 turni consecutivi e capace di fermare anche compagini più quotate. Tuttavia Castelfidardo deve riprendere a correre in classifica per tenere il passo delle contendenti. Eccoci con mister Marco Giuliodori, siamo qua con lui per presentare la prossima partita del Castelfidardo. Allora Marco, si ritorna in casa contro un avversario sicuramente prestigioso come la Maceratese, una partita che però farà doppia considerando anche i punti in palio e considerando la posizione della Maceratese in questo momento, quindi servirà sicuramente il miglior Castello. Per vincere sicuramente contro una squadra come la Maceratese ci vorrà che il Castello non sbagli nulla, perché è una partita per noi importantissima, direi cruciale, non definitiva, però ecco importantissima, perciò ci vorrà il miglior Castello per portare a casa i 3 punti. Ecco, Maceratese che ovviamente era partita con ben altre ambizioni di classifica, si ritrova un po' invischiata adesso in questa lotta per non retrocedere, anche se la squadra è sicuramente di livello. È arrivata a questo match dopo 2 sconfitte consecutive, quindi avrete voglia un po' di cercare di riprendere il filo del discorso che si era interrotto contro il Marina. Ma allora partiamo dalla Maceratese, che è una squadra che era stata costruita sicuramente per ben altri, diciamo così, palcoscenici, nel senso che ambiva altre posizioni. In questo momento si ritrova mischiata, diciamo così, su un discorso più basso, e questo sta a significare il livello alto di questo campionato. E per quanto ci riguarda, certo, dopo 2 passi falsi contro il Marina e Fossombrone dovremmo sicuramente riprenderci al più presto, ma ripeto, contro una squadra che sinceramente ha giocatori importanti, una squadra organizzata, c'è stato un cambio di allenatore, perciò la squadra unita e niente, ripeto, dovremmo fare la partita giusta. Ecco, in settimana come avete lavorato per arrivare al meglio a questo appuntamento? Su che aspetti magari ti sei concentrato maggiormente? Abbiamo lavorato su tutti quanti gli aspetti, diciamo sia fisici, tecnici, ma soprattutto mentali, perché dopo 2 sconfitte consecutive sicuramente il morale non può essere dei migliori, però ecco, conto sui ragazzi, abbiamo passato, diciamo così, momenti ben peggiori. Sappiamo benissimo qual è il nostro campionato e sappiamo benissimo qual è la strada che dobbiamo intraprendere per raggiungere il nostro obiettivo. Io sono convinto che domani giocheremo una grande partita e poi dopo sarà sempre il campo a decretare, insomma, chi vincerà o meno, però ecco, sicuramente la squadra farà una grande partita. Perfetto, grazie mille Marco, grazie, buon lavoro, grazie. Grazie. Eccoci con Lucas Ruiz del Castelfidardo, siamo qua con lui per fare una chiacchierata in casa biancoverde. Allora Lucas, arriva una partita sicuramente di blasone contro una Maceratese che è una squadra importante, una partita in cui sarà necessario cercare di fare punti e i punti varranno doppio perché è una sfida, diciamo, a tutti gli effetti per la zona playout. Sì, sì, certo. È una partita per l'obiettivo nostro, no? Perché loro sono a 3 punti e noi dobbiamo vincere per stare con loro. Perché se no è lontano, se loro vincono. Noi dobbiamo andare al campo a fare la guerra e andare a trovare questa vittoria. Ma perché noi veniamo da 2 sconfitte, dobbiamo trovare risultato subito. Ecco, hai parlato proprio delle 2 sconfitte. Secondo te cos'è un po' mancato alla squadra in queste 2 partite dove non si è raccolto nulla? Non so cosa dirti, perché contro il Marina abbiamo fatto bene, perché l'occasione abbiamo tenuto 5 chiara, però non volevo entrare nel pallone. Loro hanno tenuto 1 e l'hanno fatto un gol. E dopo contro il Fossombrone il campo era difficile da giocare perché era pieno di acqua, era molto difficile.
ma loro stanno lì sopra e sono forti. Ma la partita è stata lì a pareggiare, però si hanno trovato con il gol loro e hanno vinto. Ci sta. Ecco, come è stata un po' la tua esperienza qua a Castelfidardo, perché sei uno dei tanti ragazzi che sono arrivati un po' in quest'estate, quindi abbiamo fatto una chiacchierata all'inizio, adesso ecco, qual è un po' il tuo bilancio a questo punto della stagione? No, io mi ho trovato benissimo con il gruppo, soprattutto con il gruppo che ci sta sempre unito, e adesso stiamo concentrati nell'obiettivo che ce l'abbiamo, che dobbiamo andare a trovare risultato in tutte le partite. E così, per trovare il risultato che è la salvezza, andare fuori della zona playouts. Ecco, invece dal tuo punto di vista, questo campionato di eccellenza come ti sembra? No, il campionato c'è stato l'anno scorso, ce l'ho, non tanta esperienza qua perché sono arrivato da un anno e mezzo più o meno, però mi sembra un campionato bello, un campionato duro e tosto perché c'è da correre sempre. Sempre sta lì sul pezzo, dedichiamo. Sì, sì, sì. Perfetto, grazie mille Lucas, un buon lavoro, grazie. Grazie. Immagina i dettagli della tua casa ideale. Colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parquet e boiserie. Porte Garofoli, la scelta per la tua casa.